fazzoletto ce l'ho, le sigarette pure, forse l'ombrello lo potevo lasciare a casa. Ma nonno, se poi piove. Io ste gite collettive le odio, ma ho fatto bene a venire, almeno posso parlare a Gabriella. E se le comprassi in fiori? Così capisce subito che sono io quello che tutte le mattine gli fa trovare una rosa sul tavolo. E appena capita l'occasione, le chiedo di sposarmi. Beh, insomma, oggi bisogna che mi decida. Vuoi vedere che sono arrivato primo? Mo faccio subito la figura del fisso. Non c'è nemmeno l'autista. Io quasi quasi mi nascondo. E appena arriva qualcuno faccio finta di arrivare in quel momento. Ehi, che sei dall'Ultramarket? Sì, perché? Pure io, Carloni. Paraganelli. Come mai sei venuto così presto? E te allora? Io vengo da Ferentino. Il treno arriva alle 5:20 a Roma. Ah. Tu di dove sei? Io qui di Roma. No, diceva l'Ultramarket, dove stai? Ah, Viale Libia. Io sto alla direzione generale. Ah, beh. Ma il presidente sto pranzo non ce lo poteva offrire ai Castelli, così ci risparmiamo 200 chilometri di strada. E se la compro adesso la rosa e gliela faccio trovare sul sedile del pullman? Sto pranzo già ci costa 2.500 lire, più 1.000 per la medaglia da offrire al presidente. Già, la medaglia. Ma perché, tu non hai cacciato le 1.000 lire? Sì, come? Sono stato uno dei primi io. Beh, se l'è pure meritata, dopo 10 anni di lavoro, poveraccio. Sì. Saranno già aperti i fiorai? E che gli vuoi offrire pure i fiori? No, casomai pensavo alla signora. Sì, quando muore, una bella corona. E beh, no. Eccoli finalmente. Sono le 7:30, l'ora dell'appuntamento. Sono puntuali. Buongiorno Raganelli, buongiorno Carloni. Attento! Ehi là, morti de sonno, già in piedi, forza! Oh, guardate che sul pullman hai vietato l'ingresso ai cornuti, eh! Perelli, torna a casa! Attenzione ragazzi! Buone notizie! Pullman dei giganti precipita un burone, 20 morti! Antonelli, se succede qualcosa la colpa è tua, o nel 40 ci ha avuto un presentimento, è scoppiata la guerra! Ciao! Bene, grazie! Ciao, Billy! Ah, ciao Alvaro! Oddio, eccola! Calma, Guirino, non ti emozionare. È una parola. E se mi dice di no? Adesso le vado incontro e le dico... E che gli dico? Le dico... Come siamo belle stamattina. Ma Guirino, che me dai una sigaretta? Proprio adesso. E quando, per regalo di Natale? Già. Ernesto, io un pullman mi vorrei mettere vicino a Gabriella. Ma come, con tutte queste belle ragazze che ci stanno oggi ti vuoi mettere vicino a Gabriella? Guarda che con quella va in bianco, sa. E beh, io ci provo. Vabbè, mo ci penso io. Oh, speriamo che il presidente ci fa bagnare i prodotti che vende. Ciao! Sei venuta poi. Buongiorno. Ragazzi, un bel applauso. Buongiorno. Per la signorina Giulia. Buongiorno a tutti, grazie. Buongiorno, signorina Gabriella. Buongiorno, Raganelli. Buongiorno. Come siamo belle stamattina. Grazie. Davvero eleganti. Come un modello. È vero. E l'avvocato non è ancora venuto. E l'altro sta parcheggiando la macchina, eccola. Ah, sì, con Giulia. Permesso. Ah, quindi, ma che ti sei portato l'ombrello? Che vuoi, fa piove? No, è che stamattina quando sono uscito era scuro. Buongiorno, direttore, come sta? Sta bene? Bene, bene. Qua, buongiorno a tutti. Coraggio, grazie. Andiamo, abbiamo 150 km di strada. Senti? Alba, è vero che sei mancino? Perché? Allora quella destra la prendo io, eh? In vettura, tutti ai posti di combattimento. Il direttore, eccolo qua, Garbuglia, 48, Carloni. Presente. Alombi. Sto qua. Ah, ti hanno rilasciato. Raganelli c'è. Sto qui, Erne. E mettere a sedere, no? E dove metto? Ma come, t'ho tenuto il posto vicino a Gabriella come mi avevi chiesto. Dai, su. Forza, tutti seduti che devo vedere chi manca. Chi è, signor maestro? Guardi che mica è vero che gliel'ho detto io di mettermi vicino a lei. Se vuole cambiare. No, sto bene anche qui, ormai. Gentile, come sarebbe ormai? No, dicevo... Tanto ormai non ci sono più posti. Allora si rassegni. Cercherò di darle il meno fastidio possibile. Ah, ho cominciato proprio bene. A Carlo, faccia Totò! L'altra mattina, mentre passeggiavo per una strada, via Iaia, ho incontrato un signore, mi ha preso per la giacca e mi ha detto: Pasquale, finalmente, t'ho incontrato, prendi Pasquale! E mi ha dato due schiaffoni, ma farti me li ha dati! Io mi sono fatto una grande risata! E perché? E che mi chiamo Pasquale? Carlo, ma questa è vecchia, chi è che sta una barzelletta sporca? Lui. I due alpinisti in viaggio del Ecco, dai! Si sconcia, non la vogliamo sentire! Ma sono sposati! Aguirì, stiamo al 72esimo chilometro, ancora non hai detto una parola. Le potrei dire di quando sono arrivato secondo al torneo di ping pong.
Sì, sai che gliene importa. Aspetta un po'. Su selezione c'era scritto che per vincere la timidezza bisogna sforzarsi di immaginare l'interlocutore con una gallina in testa. Ma ne scrivono de stupidaggini. Che confusione. Meno male che lei parla poco. Veramente sono di poche parole per natura. Lei pensa molto? Sì, effettivamente penso molto, mi fa piacere che lei l'ha notato. Lo sa che le prime volte che passava nel nostro ufficio con quell'aria severa mi metteva paura? Mi dispiace di averle dato questa impressione, perché anzi io di solito sono molto allegro dentro. Allora sono io che le faccio questo effetto? No, affatto, anzi. Lei. Senta, non cerchi di farmi dei complimenti, a me piacciono molto più i tipi come lei che quel genere lì. Grazie. Non c'è di che. Aguirre si mette bene. Adesso non devi perdere terreno. Forse la dovrei farire un po'. E se le facessi quel giochetto che mi hanno insegnato al Terminillo? E già ma ci vorrebbe la neve, mannaggia. Chissà perché gli uomini con l'ombrello li ho sempre trovati un po' ridicoli. Sì, effettivamente. Oh, scusi. Ma non è mica mio. Perelli, che è tuo sto ombrello? No, no. Ma... mettiamolo lì. Se c'è un padrone uscirà fuori. Forza ragazzi che il più fesso paga l'aperitivo, eh? Allora canestrini, prepara i soldi. No, no, io non bevo, ma sentiamo. Oh, scusi, dottore. Prego. Ma lei glielo deve dire al presidente. Visto che i grandi magazzini hanno aperto i generi alimentari, io non so proprio che cosa aspettiamo a noi ad aprire un reparto confezione. Ma cara signorina, ho scritto una lettera al presidente il 15 ultimo scorso, dove appunto spiegavo l'opportunità, ecco, di realizzare questo programma. Ma signorina, lei non sa neanche minimamente con chi devo combattere. Tette due, testi di legno. Guardi, l'ultima volta, vi ricordo. Deve scendere da Canelli? No, no, io non scendo. Deve capire. Abbia pazienza, non ho capito bene l'ultima frase. Mi dispiace ripetere. Ma chi ha detto per me è sempre cosa fondamentale nella carriera? Io vi ricordo l'ultima volta. Aveva dimenticato qualcosa? No, no, il direttore, scusi, mi ha chiesto un parere sull'apertura del nuovo reparto confezioni. Ah, già, e lei cosa ne pensa? Beh, bisognerà discuterne molto. Che tesoro, mi ha aspettato. È proprio una ragazza da sposare. Se ci sposassimo a maggio, tra un anno potrei essere padre. Papà! Ah, papà! Mando da riga. Ma non so sapere dove ti nascondi. Le piacciono i bambini? Quelli degli altri un po' meno, ma i miei... Perché? Lei ha figli? Io? No, no, no. Non lo sapeva che sono scapolo? Beh, tante volte. Ah, sì, sì. No, no, io... Anche a me piacerebbe averne. Allora, perché non si sposa? Beh, come si dice, per sposarsi bisogna essere in due. Eh sì, questo è vero. Ecco. Ho perso un'altra bella occasione. Ragazze, prendete quello che volete, paga il bar, eh? Oh, allora prendo il Bambi. Anch'io prendo il Bambi. Oh, ma che avete capito? Quello che volete, caffè o cappuccino? No, Aguirre, Aguirre, vi avete che scherzo l'ho combinato. Ragazzi, ragazzi, state a sentire. Carla? Eh? Ieri sera, quando t'ho accompagnata a casa nella fretta, hai dimenticato una cosa nella mia macchina. Sei sicuro? Come no? Non mi pare. Te dico che tua. Non ho dimenticato niente. Intima. Che spirito di rapa! Maoletti, non dimentichi che rappresentiamo l'ultramarket, chiaro? Senz'altro, signor direttore. Quanta bella. Mi turba anche fisicamente. Ma io quasi quasi vado lì, all'improvviso la bacio davanti a tutti. Peccato che c'è gente. Aguirre, c'è sta? Beh, insomma. Quando stiamo alla villa, lo dico io, andatevi portare. Dammi un po' una sigaretta. Sì, l'ho quasi finita. Quanto costerebbero sti pupazzi? 1000 lire. L'uno? Sì. Facciamo sto sforzo, va. Se lei mi permette, io... No, no, non voglio che si disturbi. Le assicuro che non è nessun disturbo, anzi... No, questo è troppo caro. Forse preferisce questo. Questo più piccolo, è pure più spiritoso. Sì.
Signorina? Oh, grazie. Così avrà un mio ricordo. Non vuole lasciarmelo lei domattina al posto del solito fiore? Come ha fatto a capire che ero proprio io quello del fiore? Non lo sa che noi donne abbiamo un sesto senso? Allora avrà anche capito chi è il telefonista misterioso. Era lei. Sapesse gli accidenti che gli ho mandato. Sì, era il mio modo di dirle buonanotte. Pensi che qualche volta mi ha pure svegliata. Mi dispiace, non la chiamerò più. No, no, chiami pure, solo si decide a parlare. Sì, insomma, dire che è lei. Beh, adesso che lo sa, non è nemmeno più necessario. Vuole una Charles? Sì, grazie. Vuoi una caramella, tieni. Anche lei, signorina Giulia, una caramella? Sì, grazie. Può scegliere, sono tutti frutti. No, questa va benissimo. Ma dai, una caramella. Grazie. Prego. E a me niente, ragazzi. Ecco la caramella. Le hanno finite tutte? Ma tanto a me, le caramelle. No, non mi... Oh, salve. Buongiorno, oh, signor Presidente. Direttore. Salve. Signora. È sempre un piacere avere, signora. Grazie. La trovo bene, signor. Raganelli, corrispondenza con l'estero. Signor Presidente, le presento le colonne della Ultramarket. Grazie, grazie, grazie e benvenuti. Molti di voi li conosco, altri no. Vi ho però tutti ugualmente nel mio cuore. Bravo! Forse bisognerebbe dire due parole di ringraziamento. Ma no. Signor Direttore? Sì? Il collega Raganelli vorrebbe ringraziare a nome di tutti. Io no, no. Sì! Venga, Raganelli, prego. No, no, grazie. Sì. Signor Presidente, credo che i colleghi abbiano scelto me perché, non sapendo parlare, certamente mi sbrigherò presto. Solo due parole. Ti voglio bene. La prima è ben trovato, la seconda è grazie. Bravo! È desiderio di mia moglie e mio di farvi trascorrere una bella giornata. La casa, il giardino, la piscina è tutto a vostra disposizione. Accomodatevi, tutto a vostra disposizione. Oh, allora io mi amo, io e io la cameriera che è buona. Venite, ragazzi! Facciamo il gruppo ricordo! Signorina Gabriella, la fotografia! Momento fatto! Signor... Me ne darà una copia, signor direttore? Certo, signora, compilerò un album di questa magnifica giornata e poi glielo farò avere. Secondo senz'altro, guarda, io sono... Ha visto il gol? Fumi, Raganelli! Com'è? Fa schifo! Galloni! Allora cambiamo! Quando è nato Gallone? È andato dietro la siepe a cambiarsi il costume. Allora è nudo. Beh, sì. Brr, che freddo. Freddo, eh? Lei non lo fa il bagno? Sì, ne avevo una mezza idea, ma dovrei spogliarmi e non ho il costume. Dai, io vado a cambiarmi. Sì. L'aspetto qui? Sì, sì, mi aspetto. Grazie. Tiè, mettila là. Ti immagini la faccia del direttore quando sviluppa il rollino? Ma come l'avete preso? Come l'ha fatto mamma? Raganelli, cosa fa con la mia macchina in mano? Io. La posi sul tavolo, per favore, sarà meglio. Ma guardi. Signorina Gabriella! La macchina! Ma pioggia! Prego. Piove! Visto che acquazzone? Chi fa? Si bagna tutto! Venga qui, entri! Grazie! È tutto bagnato. Si tolga la giacca. No, non si preoccupi, è stoffa che assorbe. Ma che? Sarà whisky e pioggia. Eh già.
carina questa cabina. Sembra d'essere in ascensore. Ha fatto caso, quando ci si trova in due in ascensore non si sa mai cosa dire. Io ce l'avrei una cosa da dire. Si ricorda quando in ufficio mancò la luce? Io mi avvicinai a lei e le dissi: chissà se con la congiuntura ci sarà una riduzione di personale. Sì, me lo ricordo. Beh, mica era questo che le volevo dire. E che voleva dire? È che se lei mi guarda io non posso. Va bene così. Mica deve fare così. Avrei potuto anche baciarla. Poi lei che diceva? Gabriella, mi vuole sposare? Ecco, lo sapevo, sono stato troppo impulsivo. Ho rovinato tutto. Gabriella, perché non mi risponde? Mi dica anche no, per me va bene. Ma io non ho detto di no. Oddio! Ammappa come piove! Adesso sì che me la devo togliere la giacca. Se non pioveva era una gran bella giornata. Quirino, ti devo dire una cosa. Non sei libera? C'è un altro? C'era. E beh, se c'era... Anch'io una volta sono stato fidanzato. Ma tra me e Alvaro c'è stato qualcosa di più. Alvaro chi? Morandini. Ma... si è sposato? Quando ho cominciato non lo sapevo. Ma adesso è finita? Per me sì. Ma lui non si vuole rassegnare, spera sempre. Io non so più che cosa fare. Basta parlargli chiaro, eh? Da uomo a uomo uno glielo dice, guarda Alvaro. Le cose stanno così e così. Io glielo ho detto tante volte, ma lui non mi crede. E glielo dico io. E che gli dici? E che gli dico? Glielo dico. Io e Gabriella ci vogliamo bene e abbiamo deciso di sposarci. Andiamo, va. Che piove anche meno. Potevi portare quell'ombrello che stava sul pullman? Eh già, è quello che stavo a pensare pure io. È stata per un anno e mezzo l'amica di Alvaro. Ma che amica? Ha trovato un mascalzone che si è approfittato di lei, poverina. Del resto, se fosse ancora illibata a 24 anni, vorrebbe dire che non l'ha voluta nessuno. Come questa. E quando lo trova il mascalzone che si approfitta di lei? Vuole un consiglio? Prende le polpettine. No, grazie. Prenda. Signora. Come sono? Buone? Buonissimo, grazie. Eccolo lì, quel gran fio. Ma come avrà fatto Gabriella a innamorarsi di uno così? Adesso vado lì e gli dico... gli parlo della moglie, così lo metto subito in difficoltà. Alva, com'è che non hai portato tua moglie? Non mi parlate di mia moglie, che mi va il boccone per traverso. Beh, che c'è? Mica male, Marina, eh? Se ti piace ci posso mettere una buona parola. No, non mi interessa. Ho visto che a te ti interessa Gabriele, tutta la mattina che te stai a lavorare. No, abbiamo parlato... del nuovo tronco della metropolitana. No, che metropolitana? Allora dello scandalo alla Federconsorzi. Quale scandalo? Ma che stai a dire? Perché? Che è successo alla Federconsorzi? Ah, Guiri, ma che stai a far furbo con me, au? Che ti ha detto? E beh, mi ha detto... ma magna, va, poi te lo dico. T'ha detto per caso che mi vuoi lasciare? Se vuoi sapere, mi ha detto proprio queste precise parole. E metti giù sta mano. Brava, Gabriele. Fa raccontare i fatti nostri al primo che capita. Come saranno queste polpette? Buone, buone. Mi dispiace, Arva. No, non ti preoccupare. Gabriele mi dice sempre che mi vuoi lasciare, ma poi gli passa.
si potrebbe anche innamorare di un altro. Lo vorrei vedere quest'altro. Quirino, so più di 2 anni che stiamo insieme. Io a Gabriella l'ho formata. Con me è diventata donna. Non faccio per vantarmi, ma con me le donne si abituano bene. Che vuol dire? Non c'è mica solo quello. Vuol dire. Ma tu le conosci le donne? Beh, nel mio piccolo. E allora? Ma dove lo trova un altro che ci ha avuto la pazienza che ci ho avuto io? Ma forse Gabriella vuole qualche cosa di più. Ma che pretende? Che lasciami muore? No. Oh, intendiamoci, a Gabriella io voglio bene, ma certe cose non gliele posso mica dire. E poi perché devo dare un dispiacere a quella disgraziata di mia moglie? Giusto, quindi? E questo è giusto. Come si potrebbe fare? Ma niente, rimaniamo come stavamo prima. Allora non vedo via d'uscita. No. È che le donne sono delle pazze isteriche che non sanno manco loro quello che vogliono. Gabriella si vuole sposare. Ecco chi. Beh, questo non me l'ha detto. Guarda che ti ho detto una frescaccia. A quest'anno senti già che hai fatto 30, fa 31. Che 31? Va a parlare con Gabriella. Ma con Gabriella ci ho già parlato, scusa, e con te che dovevo parlare? Gli dici che Alvaro gli è passato tutto, che perdona e che non la facesse tanto lunga se no gli do 2 pizze, guarda. E no! Ma sì, dì che io voglio bene, ma... Ah, non c'è più nessuno qua? Ammazzo! Se son magnati tutto, se son magnati. Com'è sta Macedonia? Non lo so, io non ho ancora mangiato. Sta parlando il presidente. Che è? Assaggio sta insalata russa che è la fine del mondo. Giusto, benvenuta una fine. Raganelli, che cosa fa? Ancora mangia? Ma, lasciati, sì. Andiamo, su. Parla il presidente, presto, presto. E di questo piccolo grande omaggio che mi avete voluto fare, io sono grato a tutti voi, a tutta la bella famiglia dell'Ultramarket. Allora, gli hai parlato? Parlare, presidente. Gli hai parlato? E ci ho parlato, sì. Gli hai detto anche che mi vuoi sposare? Anche di esprimere. Gli hai detto che mi vuoi sposare? Io gli ho detto, caro Alvaro, che sei intelligente, ha capito. Ma tu glielo dovevi dire chiaramente, io e Gabriella ci vogliamo bene e ci vogliamo sposare. Io questo gli ho fatto capire. Facciamo una cosa, parliamoci insieme, così mettiamo tutto in chiaro e non se ne parla più. No, io ci ho parlato adesso. Attorna subito, poveraccio. Sembra che voglio infierire. Aspettiamo un momento. Ma adesso basta con i discorsi. Domani ci diamo tutti e 2 malati. Gli scriviamo una bella lettera e gliela spediamo per raccomandata. E così mica può dire che non gliela abbiamo detto. Bravo. Sì, hai ragione, forse questa è la cosa migliore. Eh sì. Allora, visto che siamo d'accordo, ce ne potremmo anche andare. Le 5, a che ora ci sarà un treno? Ma che treno? Siamo venuti in pullman. Signorina Giulia, permette questo serf? Con piacere. Prego. Balli. Povero Raganelli, non ne poteva più, eh? Le ha attaccato un bel bottone, Gabriella. Che bottone? Perché altrimenti non avrebbe invitato me a ballare. Affatto, l'ho invitata perché... perché mi faceva piacere. È il terzo complimento che mi fa oggi. Lei li conta? Sì. Faccia vedere gli occhi. Sa che avevo l'impressione che fossero blu? No. Invece sono neri. Amedeo li aveva blu. Amedeo? Era il mio fidanzato. Una storia molto brutta. Dopo 8 anni ci siamo lasciati. Sì. Guardi. Ha rivoluto l'orologetto? Mi sono tagliata le vene. Ah, pardon. Per uno che non valeva la decima parte di quello che vale lei. Scusi, ma capita così di rado di respirare aria pura come oggi? Perché vuole sporcarsi i polmoni? Se vuole non fumo, ma la fumavo volentieri. Ma balliamo invece. Sì. Io adoro il sarro. Purtroppo Medea non era come lei. Era autoritario, testardo. E così l'ho lasciato. Ho sofferto, ma l'ho lasciato. Forse ha sofferto anche lui. E come? Ah, io non sono mica così dolce come sempre. Sì, So anche essere vendicativa. Lo sa che cosa ho fatto? Una bella lettera all'ufficio delle imposte. Lui aveva un negozio di tappezzeria. 2 milioni di multa gli ho fatto pagare. 2 milioni? Oh, non pensi male di me, non sono mica un mostro. No, non pensavo a questo. So lasciare il segno quando voglio.
Il modo come ha trattato Amedeo mi ha impressionato. 2 milioni. Ma impressionato come? In bene o in male? Bene piuttosto. E 4? 4 che? E il 4 complimento che mi fa. Ah! Balliamo ancora? Che impazienza! Aspettiamo almeno la musica, Raganelli. Sì, è vero. Con permesso. Com'è sta storia che mi ha raccontato Gabriella? Non lo so. Perché? Che gli hai detto? Non è mica bello quello che hai fatto. Perché? Ah, come prima parli con me, mi dai ragione e poi venga a sapere che hai fatto le proposte a Gabriella. Un momento, intanto io non sapevo di quello che c'era fra di voi. È vero, gliel'ho detto io. Beh, adesso che saluto il discorso è chiuso. Come chiuso, Arba? Chiuso proprio per niente. Ah, no? E allora riapro. Sì. Quirino, sì. Gabriella sta con me, non è libera, richiuso. E vabbè, ma se apri e chiudi quando te pare. Tu ti sbagli, sono liberissima. Io e Quirino ci vogliamo bene e abbiamo deciso di sposarci. Ecco. Glielo vuoi dire anche tu? Ma se gliel'hai detto tu adesso, scusi. Eh no, siccome a me non l'hai detto, mi piacerebbe di sentirmelo dire davanti a lei. Va bene, allora già che lo vuoi sapere, io ho deciso, anzi avrei deciso di sposare Gabriella. Tu che ne dici? Ma come che dici? Ma che è mio padre? Vabbè, sentiamo anche lui, è una questione di delicatezza, eh? E io dico di no. Lo vedi? Era meglio scrivergli. Ma che scherziamo? Ho trovato un altro e te saluto. E io che dovrei fare? Aspettare la bomboniera e mandarvi il servizietto di porcellana? No, scusa, Arba, ragiona un momento. Tu sei sposato. Ma che devo rendere conto a te? D'accordo, ma dico, che avvenire gli puoi darle? Ma di che te impicci tu? So fatti nostri. E anche questo ha ragione. Eh no, non sono più fatti nostri, perché fra me e te è finita da un pezzo. E dopo quello che è successo l'altro giorno non dovresti neanche avere il coraggio di rivolgermi la parola. Ma perché? Che è successo? Ma poi, se è successo quello che è successo, ma che è colpa mia? Che mi importa di chi è la colpa? So solo che l'altro giorno hai raggiunto il massimo della volgarità. Ma Gabriele, non mi provoca, perché io ci metto poco, lo sai. Ecco, sta buono. Arriviamo pure alle botte. Ma no, ha scherzato. Ma tu lo senti? E non dici niente? Così mi aiuti? A Gabriele, ma io non ci sto a capire più niente, sa. Se non mi dite quello che è successo l'altro giorno, come te posso aiutare? Già, che vuoi aiutare tu? Ci vorrebbe un uomo, ci vorrebbe. Ma questi sono affari vostri. Ecco. Se ne va. Io non capisco. Ma come? Litiga con te e sa via con me. Ma dove vai? Vieni qua. Vuoi che ci vado io? Ma lascia perdere. Si è messa a piangere, poverino. Ma lo sai come sono fatte le donne? Vieni. Grazie. Com'è quello? Buono, buono. Ma che è successo l'altro giorno? Ma niente, che deve essere successo? Sei offesa. Appena arriviamo l'accompagno a casa così le spiego tutto. Domani in ufficio parlo con Alvaro e cerco di farglielo capire con le buone. E se non può capire do pure un par dei cazzotti. Beh, però se gli scrivo una lettera è più educato. Au, ti è andata bene oggi con Gabriella, Tu zitto devi fare affari tui. Dammi un po' la sigaretta. Ah, non ce n'ho più, mi dispiace. Questo dorme. Sta a vedere che mi tocca a fumarmi le mie. Che bel cane. Sì, è bello. Ma che se ne fa? Niente, l'avevo preso per una persona. E poi non ho avuto il coraggio di darglielo. Sì, effettivamente. E 5. Veramente 5 e 2. A cavaldonato, anzi, accantonato. In ogni modo, grazie del gentile pensiero, Raganelli. Prego. Lo terrò caro, grazie. Ah.
vieni con me. C'ho paura a dormire solo. Neanche se mi sposto. Ragazzi, aspettate, meglio male accompagnare che soli. Giuliana, mi dai un passaggio? Sì, sì. Vengo con te. Gabriele, io... Buonanotte, Raganella. Buonanotte, Gabriele. Ehi, ragazzi, qualcuno si è scordato il sombrello. Io abito vicino, se vuole un passaggio in tassi. No, grazie, vado a piedi. Ma sì, facciamo due passi. Andiamo. Ciao. 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 Ciao, Raganelli. Ciao. Di qua, Raganelli, di qua. Vede, io abito in quel portone laggiù. Ah. All'angolo c'è una pizzicheria che... Oh, una buca. Che ha la mozzarella più buona di tutta Roma. Mia madre la compra tutti i giorni. Povera mammetta, si era così affezionata a quell'ingrato di Amedeo. Un uomo che indubbiamente aveva il suo fascino, ma con quel carattere sarei stata infelice. Accidenti, l'ombrello. Non era possibile. Mi sono scordato l'ombrello. Anche mamma. E mo chi lo sente, papà? Le stavo dicendo della mamma. Ah, la mamma. Beh, la mamma, certo... Si era così affezionata da Amedeo. Pensi, era arrivata persino a fargli un liquorino con le sue mani. Gli piaceva tanto. Il vinagretto lo conosce? No, non ho il piacere. Poverina, è rimasta a letto senza parlare per una settimana. Un altro colpo così non lo reggerebbe. Io abito qui, sì. Vede? Dica la verità, è contento di togliersi questo impiastro dai piedi? Cosa dice, signorina Giulia? Allora, le dispiace un po'? Ma certo. Grazie di tutto, Quirino. Prego, signorina Gull. Pazzo. Giulia, con chi sei? Sì, mamma. Ah, è il dottor Raganelli, mamma, dell'ufficio di Viale Livia. Piacere, molto lieto, signora. Piacere. Falla salire, Giulia. Forse il dottore gradisce un bicchierino di vinagretto. Sono astemio, signora, grazie. Poi non vorrei disturbare. Salga, dottore, salga. Fallo salire. No, no, grazie. Salga. No, è troppo tardi. Andiamo. Salirei volentieri, ma non posso, ho un invito a cena. Ma sono le 11, appunto. Ormai non aspettano più. Ma devo andare, almeno per scusarmi. Se... Telefona su da me, venga. Se vuole ci parlo io. Venga. Eh? Fa contenta anche la mamma. Ma un minuto solo però, Sì, va bene. Questa è la più grande gentilezza che mi poteva fare. Poi come esco? Sveglia! Chi vuol vedere l'aurora, lasci le molli piume. Su, cara, sveglia, sveglia. Arduina, sono le 6, anzi le 6:05. Mammizia, sveglia. Chi vuol vedere l'aurora, lasci, eccetera, eccetera. Bambini, oppla, oppla. Cosa fai? Dioni, aria, aria fresca. Cosa c'hai, tra soccorso? Da una cintura. E buona giornata a tutti. Ma cosa vuole questo matto? Lui si alza così presto. Poveri miei angioletti. Ma chiudigli quella finestra, poveri stellini. Ma fa sempre così. Meno male che sono arrivata io da Brescia. Roma. Il professor Gildo Beozzi ha aperto ieri il secondo congresso di economia europea. Molto applaudita la sua relazione sulla struttura finanziaria del mercato comune. E tiene quindi a precisare che si tratta di un semplice caso di omonimia e che tra il professor Gildo Beozzi e il signor Guido Beozzi non esiste nessun rapporto di parentela. Nemmeno alla lontana. Beh, perché non scrive Baracchi Croce? No, pensavo, professore, non risulterà un poco pesante. Abbiamo precisato già 3 volte, l'ultima la settimana scorsa, si ricorda, per quello sconcio con le sorelle siamesi. Mi lasci essere pesante, Baracchi Croce. So bene, chi mi conosce personalmente non può certo scambiarmi per quel rompicollo di playboy. Al massimo io posso essere un playboy scout.
Ma l'opinione pubblica, Gildo Beozzi, Guido Beozzi, si fa presto a confondere. A tutti i giornali. Pronto? Adesso vedo. Raccomandata a mano, copie e ricevute in archivio. Baracchi Croce. Va bene. Professore, allora io vado in sala riunioni a vedere a che punto stiamo. Va bene. C'è per l'onorevole Patella? Lei sa, Stegani, che io ci sono sempre per tutti. Per mia fortuna non mi debbo nascondere a nessuno. Passi pure, grazie. Carissimo onorevole, come va? Bene, ti ho telefonato questa mattina alle 7, ma dormivi? Dormiglione. No, no, non urgente, ma delicata, ecco. Sì. Ricordi il colloquio che abbiamo avuto con padre Carducci sulle scale della FAO? Ah, te lo ricordi? Sì, scusa un attimo, Stegani, registri, per favore. Mamma! Mamma! Cosa c'è? Mamma! Oddio, è figlia! Male! Senti male? Arduino! Arduino, un po' d'aceto! Ti senti male? Oddio, cara, dillo alla mamma. La lettera? E che lettera? Avanti. Dica, professore. Faccia passare il primo. Subito, professore. Grazie. La manda il generale Ortega? Sì, signore. Maresciallo Tacca, di polizia speciale. E allora? Si è beccato le 1000 lire. E a quante persone l'ha fatto passare avanti? 4. Hai capito? Quanto mi dispiace, quanto mi dispiace. Davvero, sa? Un ragazzo giovane, solerte. Ma d'altra parte cosa ci posso fare? Lo devo licenziare? Lei cosa farebbe al posto mio? L'onore del velo lui non le voleva, gliel'ho messa in tasca quasi con la forza. Ma li ha presi a Ostrega. E se bastano 1000 lire per corrompere un usciere, capirà con la mentalità che c'è in Italia che cosa diranno. Che per un presidente è soltanto questione di zeri. Beh, grazie Tacca, l'idea ha fatto un buon lavoro. Ah, sarà meglio che esca da questa parte. Saluti al generale, Mi scusi, professore, per quelle 1000 lire erano mie. Perdon, è vero. Troppo giusto. Vediamo un po' cosa si può fare. Se lei è d'impaccio posso ripigliargli la cosa. No, questo sarebbe antipatico. No, gli verranno ritirate sulla liquidazione. Ah, ecco, possiamo fare una cosa. Prelevare le sue 1000 lire sul fondo sospesi. Sabato va alla cassa e ti ritira. Sabato. Pazienza e fede. Agli ordini. Professore, cominciamo la conferenza. Ah, sì. È arrivata anche la stampa estera. Buongiorno. Eccomi a voi, amici carissimi, bersagliatevi pure, offri il mio petto. Ma non lamentatevi se le vostre frecce si spunteranno, Non è colpa mia se io sono, come uno di voi ha scritto, con una definizione che mi è particolarmente cara, Beozzi, questo metto debole, senza punti deboli, questo piccolo Achille, senza tallone d'Achille. Signora Beozzi, partoriente, per favore. Vedo subito, sono qua. Tanto su dall'Erminia c'è l'ostetrica. Meno male che c'ero io a Roma, ecco, anticipato il mio arrivo. Sembrava che me lo sentissi. E invece no. Se tua figlia partoriva puntualmente, il senatore Tamburini faceva in tempo a tornare dall'America e avrebbe tenuto a battesimo nostro figlio. Ma se non sarà Tamburini, sarà un altro pezzo grosso. Non è la stessa cosa. Perché? Non parliamo di politica, mammizia. Mi serviva Tamburini e basta. E Erminia lo sapeva benissimo, invece no, che cosa fa? Partorisce 28 giorni prima. Pazienza e fede. Però come vedi, su tua figlia non si può mai fare affidamento. Ma dove vai? Scusa, ma non è qui? No, è di sopra. Ma le altre volte? Questa volta no. Non avrete per caso preso la camera singola, vero? Proprio così, è stato un pensiero del suo papà, di tuo zio. Ci ha voluto fare questo regalino alla sua tusa, poverina. È il quarto figlio in 4 anni, come i conigli. Bene. Allora, parliamo pacatamente. Perché non c'è niente di drammatico, niente di irreparabile. Tu lo sai, vero Erminia, che binario di vita noi conduciamo? Lo sappiamo, a scartamento ridotto. Vero, diciamolo pure, viviamo francescanamente, con uno stipendio che io stesso mi sono fissato, che ci permette di vivere con l'indispensabile e che rappresenta soprattutto un esempio. Sì, di cretineria congenita. Questo pastrano c'ha 8 anni. Ho un paio di scarpe per l'inverno e un paio di sandali per l'estate. Unico lusso, questa scatola di mentale. Una alla settimana. Le altre volte sei sempre stata in una camera quadriletto. Sei forse stata male, ti è mancato qualche cosa. No, dimmelo, per favore. E allora? E non dimentichiamoci che qualcuno è nato in una mangiatoia, chiusa la parentesi. E noi invece ci troviamo a partorire dove? A Hollywood, con la televisione. Che cosa è successo? Ho vinto Totocalcio, sono diventato matto.
Come mi giustifico? Che cosa dico alla gente? Ci dici così che hanno pagato tutto il suo papà e la sua mamma che se lo possono permettere? Eh sì, faccio un comunicato stampa, no? Ringraziamo i tuoi genitori, ma i nostri figli, finché il signore ce li vuole mandare, continueranno a nascere in una mangiatoia e in una quadriletto. Ora scendi in amministrazione e faccio il cambio. Ma hai già tutto pagato coi bolli e le ricevute? Va bene, dammi le ricevute. Ma neanche per sogno. Mamma, ti prego, non assisti. Ah sì, sono lì nella borsa. Quando avrai partorito, scenderai al piano di sotto. Scusa, tesoro, ma è una questione di principio. Cosa c'è? Mamma. Di nuovo? Stringi, tesoro. Mamma. Stringi forte, cara. Sì, sì. Cosa c'è? Ha preso anche la lettera. Oh, porco cielo. Scusi tanto. Prego, prego. Speriamo non succeda uno schifosatoi. Ma dove va? Erminia, cos'è questa lettera? Stupidate, Gildo, una ragazzata di tanto tempo fa. L'ultima estate che siamo andati a Gardone, 4 anni fa, prima che vi sposaste. Figurati un po', penso una mattina arriva una Triremi. Anzi, sono stata io a dire, ma che strana Erminia, ma cosa ci fa quella Triremi lì in mezzo al lago? Poi erano 5 stupidotti che facevano una pellicola. Però brava gente. Sì, fallita nel gennaio 1962. Venere Film. Sai, cercavano qualche bella ragazza per fare delle particine. E così in villeggiatura per passare il tempo, tanto per fare due risate. Sì, ma qui il curatore fallimentare ti acclude un assegno di lire 21.700 a saldo tue prestazioni. Poverino, per quel che ha fatto anche troppo. Questo vorrei sapere, che cosa ha fatto? Ma niente. Ma come niente? Con la dichiarazione a suo tempo firmata, voi cedete alla Stella Film, che ha rilevato tutto il materiale girato, il diritto di far uso della vostra immagine, nessuna esclusa, senza limiti e discriminazioni. La possono usare senza limiti e discriminazioni. Possono usare di mia moglie, Santa Rita Benedetta, senza limiti e discriminazioni, inserendola in un film che sarà programmato entro 10 giorni. Ma quale film? Che tipo di pellicola? Lei è un film storico, vero Cicetti, che l'è storico? Perdonami, Gildo, perdonami. Signora, andiamo in sala a parte. No, non è questo il momento, per favore. Ecco. Falla entrare, ma cosa c'hai al posto del cuore? Una ciabatta? Voglio sapere, voglio sapere. Vergogna. Vergogna tu. Mamma, per carità. Tieni, disgraziato. Avanti, signora. Dove andiamo, signora? Per dov'è? Visto. Dove sta? Lì, nella pagina, signora, della pubblicità. Lei assiste? Sì. Attento alla porta. Ma qual è il titolo del film? Thor e le quattro regine. Parlate, dottor Bianchini. Thor e le quattro regine? Nude. So tutto. Ho letto il titolo del film. Sei una delle quattro regine. Nude. No. E chi sei allora? Una schiava. Ma come? Negra. Sì, ma come? Vestita? Sì, sì, con una tunica. E com'era lunga la tunica? Sotto il ginocchio. Ma quando ho fatto il bagno insieme alla regina... Si vedevano le gambe? No, ma all'ultimo momento mi hanno fatto abbassare la tunica. Io non volevo, ma me l'hanno fatta abbassare all'ultimo momento. Me l'hanno fatta abbassare all'ultimo momento. Ma allora le si vedono le mammelle? Non lasciarmi mica, né mamma. No, Stella, no, cara. Sì, dottore. Le si vedono le mammelle? Una sola. E poi a quell'epoca non era neanche sposata, era soltanto tua cugina. Anni di matrimonio, le persone che hanno conosciuto Erminia come mia consorte saranno, diciamo, 1.500, influenti e non influenti. Di queste 1.500, data la ventata di immoralità che si è abbattuta sul nostro paese, almeno il 30% andrà certamente a vedere un film di questo genere. Il 30% di 1.500 fa 360 individui. Ho 360 probabilità di essere rovinato. Bisogna assolutamente contenere il danno. Bisogna assolutamente contenere il danno. Intanto cominciamo col dire.
sicuri che l'unica scena nella quale agisci è quella del bagno con la regina? È quella sola? Sì, quella sola. Secondo, dal momento in cui sei uscita dalla sala parto ieri, chi ti ha visto, escluso il personale? A proposito, Erminia, il neonato di che sesso è? Femmina. Ah, femmina? Ah, complimenti. Dunque, resta in camera singola, mi raccomando, e rifiuta la visita di chiunque. Uccidilo, no! Tutto bene, ragazzi? Tutto a posto, maresciallo. Potrei cominciare a far spazzare la galleria, ma piano piano. Non è questione di far piano, ma non si può entrare, mi dispiace. Ha capito perché, ma che film sta guardando questo pezzo grosso? Traffico di valuta, spionaggio industriale, ha capito? No, ma tu ti ammetti. Nemmeno io. Così finiranno i cristiani! Salve, Don! Salve, re dei potenti! Salve, dov'è la regina? La regina? Con le sue schiave, sulla riva del mare. Schiave, miobe, sofronia, tulliola, tutte le mie schiave all'acqua! All'acqua! Alt! Alt! Specializzato! Avete saltato un pezzo! Per favore, fermi la proiezione! Per favore! Succede, professore, siamo qua! No, no, niente! Niente, stavo parlando con lo specialista del... Prego, prego, prego! Andiamo, ragazzi. Mi dica. Mi scusi, nel film lei mi ha saltato un pezzo. Io gli ho saltato un pezzo. Ma scherza, la scena precedente non è finita, eh? Ah, dottore, qui quello che c'è, c'è. Mi risulta che la regina deve fare il bagno con quattro schiave negre, no? Ah, dottore, se vede che all'ultimo momento gli ha fatto schifo di farsi il bagno con le schiave. Vabbè. Lo sa che c'è ragione, qui c'è stantaglio. Dove, qui? C'è sta una piccetta, la vede? Cali. Secondo me, c'è stava da avere il bagno delle schiave. Ma chi l'avrà tagliato, scusi? Ah, dottore, ma come non lo sa? E chi lo può aver tagliato? La censura, no? Aspetti un po'. Che gli dicevo? Guarda. Ecco, copia censura. Ah. Beh, sai, io non me ne intendo molto. Ma com'è viene il procedimento? Vede, tutti i film devono passare la censura. Sì. Là c'è sta una commissione, avranno visto qualcuno a corpetto di fuori con duzzine e così e tac, hanno tagliato la scena. D'altra parte, che vuol fare? Al cinema ci vanno pure i ragazzini. Così che, in Italia, il pubblico, questo film lo vede senza... Senza Zinnone, per forza. Ma questi Zinnoni dove vanno? Questi due pezzi, sì, insomma, questo pezzo tagliato, dove va a finire? E che ne so, al macero, distrutto, che ne so, buttano via. A rogo, dottore, a rogo. Ma dottore, ma che c'è, si sente male? The figures are as follows. 75,775. $46,957. The second commission, having seen the budget of the first commission, of the first commission, the commission, the commission, la commissione, la commissione di censura ha visto sua moglie e ha tagliato petto nudo. La commissione di censura ha visto sua moglie e ha tagliato petto nudo. La commissione di censura ha visto sua moglie e ha tagliato petto nudo. Adottò. Adottò, là c'è stata una commissione, avranno visto qualcuno col petto di fuori con par de sin e così, tac, hanno tagliato la scena. D'altra parte che può fare? The final budget of $8 million has now been analyzed. We shall send for technicians. Mi fornisci i nominativi dei componenti della commissione di censura, per favore. Scusi, professore, quale censura? È cinematografica, naturalmente. Busso? Chi, il giornalista? Certo che lo conosco. Ti ricordi che me l'hai presentato alla tua conferenza? Pronto? Gira!
pareva. Mi pareva. E gliel'ho presentata io. Ma cacco che sono. Balacchi Croce, io esco. Come, professore, esci? Sì, sì, esco. Ma di là ci sono quei signori per le barbabietole olandesi. Vabbè, i protocolli li metti in archivio. Va bene. Come? Laitabusto, che ne pensi? No, no, mi dispiace, ma per me è ossessiva, sessuale, zuzza la sequenza. Nella forma e nell'assunto. Ma allora è inutile discutere, perché se per voi censori è ossessiva e sessuale, sì, per me autore è poesia, guardi che le dico, poesia su, pura. Adesso vediamo. Beh, intanto va a pia un caffeino e ci vediamo. Tabusso sarà una persona rispettabilissima. Sì, sì. Caro Tabusso. Oh, professore. Cercavo Francesconi, ma... Francesconi è al piano di sopra. Ah, sì? Ma allora mi sono proprio perso. No, guardi, appena esce, subito trova l'ascensore. Se vuole, l'accompagno, eh? L'altra proiezione è pronta. Lo sapevo. Non ci danno nemmeno il tempo di prendere un caffè. Andiamo a risparmiare all'Italia qualche altra ossienità. Arrivederla. Chissà quante ne dovrete vedere di questi tempi. Sì, purtroppo. Cose, cose. Beh, di nuovo, e tanti, tanti ossequi alla sua distinta signora, eh? E tanti complimenti perché ho saputo del lieto evento. Perché tanti ossequi alla mia distinta signora? Perché mi congedo, perché me ne vado. Cose belle, eh? Scusi, signor Tabusso. Ancora qui, no, lei. Io volevo spiegarle meglio che quel taglio per me significa... Ma la non perdiamo altro tempo. Lei ha diritto all'appello e si appelli. E per cortesia non mi faccia più telefonare da chi sa lei, eh? Perché con me certe pressioncelle, certe spinte non servono. Non mi spostano dalle mie idee. Ha capito, caro regista? A me non mi sposta nessuno dalle mie idee. Ecco. Ti sposto io, Tabusso. Qui è Massimo Tabusso che vi parla da Mosca. In rappresentanza dell'ASSES, Associazione Scambi Culturali con l'Estero, nella festosa cornice della Piazza Rossa... Ma senti che roba, uno così almeno manda la Londra, manda a Parigi, no, con quella lisca lì lo manda a Mosca. Mamma, ti prego, non fare commenti, sempre. E lui non dirgli niente. Figurati. Per ora almeno è tranquillo. Erminia. Era un film di coproduzione. Un film italo-egiziano, ti rendi conto? Se un film italo-egiziano, cosa vuoi che ne sappia? Non so neanche cosa sia una coproduzione. Questo significa che in Egitto tu sarai vista, e certamente in versione integrale, senza tagli. Qui la macchia si allarga. Gildo! Santa Rita benedetta. Come lo controllo io questo film in Egitto? Fonogramma riservato urgente dalla presidenza del Centro Sviluppo Commercio Estero. Ci risulta che sono giunte dall'Egitto, tramite il Dipartimento Commerciale delle Repubbliche Arabe Unite, numero 3 casse contenente le copie e tutto il materiale pubblicitario del film di coproduzione italo-egiziana denominato Torre e le quattro regine nude. Le casse sono destinate alla presidenza dell'IPEAM. Risulta altresì che in cambio di tale film sono stati inviati in Egitto chilometri 200 di tubi da oleodotto e 12 bulldozer. Sua eccellenza il ministro vuole sapere in che cosa il professore Beozzi veda il vantaggio di uno scambio di tale genere. Tutto l'inferno, mando! Tutto pericola! Scongese! Brucia! Brucia! Sì, anche le fotografie! Via! Rogo! Rogo! Brucia! Della qua svergognata, anche la fotografia pubblicitaria si è fatta fare. Via! Il negativo! Dove lo trovo? Chi me lo dà il negativo? Studio Fotonard di Piacenza. Studio Fotonard di Piacenza. Piacenza! Stazione di Piacenza. Piacenza. Stazione di Piacenza. Ma... professor Beozzi. Per favore, non mi chiami così forte per noi. Ha fatto un buon viaggio. Purtroppo no, in treno non riesco a chiudere occhi. Bene, benissimo. Ha portato la mia roba di lana, tutto. Sì, sì, è tutto cresciato. Qui dentro, l'ha preparato sua moglie. Grazie. È tornata a casa, sta bene, anche la bambina. Anche le mutande di felpa. Sì, stia tranquillo. Ho sofferto un freddo, cara Baracchi Croce.
Non ricordavo che al nord facesse così freddo. Una faccia, difatti. Cosa ha fatto lì al labbro? È spaccato? Ma che spaccato? È screpolato il vento. Salute. Terribile, terribile. Questi sono i fondi. Li ho messi sotto la voce sondaggio al nord. Ma certo. Non so se... Come no, certo. Guardi, io sto diventando matto per cercare e non la trovo. Ricevuta. Non trovo proprio questi documenti. Ma cara Baracchi Croce, fra poco il suo treno parte, io lo saluto perché ho tante cose da fare. Sì, un momentino, scusi, ci sono queste altre cose urgenti da firmare. Comandi? La risposta a Sofia. Ah, sì, è vero. E i documenti, sì. I cementi. No, sì, i petroli, ecco. Per il finanziamento di quei 2 miliardi, io... No, adesso dico, dimenticavo anche la valigia, dimenticavo. Francamente, non so se le garanzie... Sì, va bene, adesso do un'occhiata, firmo, non si arrabbia. Ho portato anche il giornale di ieri sera. Ecco fatto. Ecco. Ma cosa fa, professore? Firma il giornale. Io l'ho portato perché c'è l'ultima prodezza di Beozzi Guido. Si è scontrato a duello, pensi un po', con lo zio a Villa Borghese. Ah, sì? Faccio la solita precisazione. Ma certo che la deve fare, faccio la solita precisazione. Sì, ma questa volta non so, la faccio doppia. Ma la faccio come vuole, non mi complichi la vita, per favore. Lei mi crea sempre nuovi problemi invece di aiutarla. Aiutarla, ma se non so neppure che cosa la turba da un po' di tempo, professore. Va tutto bene, Baracchi Croce, va tutto bene. Come vuole, ma mi permetta almeno di chiederle di riguardarsi. Aspetti, prenda, ecco, un'aspirina ogni tanto. Ah, grazie. Oh, che fortuna, per le sue labbra ho il burro di cacao. È nuovo, sì. Non l'ho mai usato. Lo metta, non me ne vado, se no se lo mette subito, subito. Va tutto bene, Baracchi Croce, va tutto bene. Ah, ecco, una cosa potrebbe fare per me. Dica. Lei ha presente la mia parrocchia. Sì, la Madonna della Tosse. Bene, allora vada all'altare degli ex puto e ci metta questa, eh. Mi scusi. È l'ultima mentina della mia vita. Ma le ripeto che non lo so, saranno 4 giorni che non lo vedo in Nardi. Ma saprà almeno dove è andato. Mi hanno detto che qui è il comproprietario. Soltanto procuratore d'affari. Public relation, come si dice, no? Va, viene, parte, non ha orario. Ma lei chi l'ha indirizzato? All'Hotel Concordia, il barman. Ah, lei è conosciuto da Giorgio. No, ma hanno capito. La mia urgenza di incontrare il Nardi. Ah. Capisce? Sono molti giorni che lo cerco, sa. Ah, benissimo, se si tratta di antiquariato può dire a me. Beh, si tratta di un'altra attività del Nardi, del tutto personale. Allora mi dispiace, sa? Scusi, mi sembra di capire dai suoi modi che anche lei, come me, ha studiato in seminario, non è vero? E allora la prego, mi aiuti, faccia qualche cosa. È inutile che insista, sa? A parte il fatto che sono stato educato in Inghilterra, non lo so e non lo so. E anche se lo sapessi, io non la conosco e non sono autorizzato a darle informazioni di questo tipo. Nora, creatura celeste che hai nome Ermione. Arrivederla. È venuta per l'attizzatoio, cara. Sì, e anche per l'orologio. Creatura fortunata, allora. L'orologio mi è arrivato giusto da Londra ieri, esattamente come lei sperava, con le 4 pedine di moro e il pendolino finemente lavorato. Veramente sarebbe un vittoriano, ma anche da solo adorna enormemente, dà molto tono al caminetto. A meno che lei non pensi di far applicare una mostra di porcellana, perché allora l'oggetto le diventa un po' vistoso. Oh, lei ha parlato anche di una cheminée di marmo rosato. Ma il prezzo? Non si preoccupi, adesso se lo ammiri. Signore, non vada, la prego. Signor? Rossi. Rossi, naturale. Allora vuol proprio vederlo in Nardi. Oh sì, magari se fosse possibile. Proprio stasera. Ah sì, grazie, grazie. Alla macchina? No. Ah, perché è lontanuccio, sa? Guardi, faccio una cosa, qui dietro l'angolo c'è un autonolo. Chieda di Bertoli, lui conosce il posto, sa tutto. Io adesso ti telefono e l'avverto, contento? Molto gentile, va bene, tante grazie. Signor Rossi, si faccia bello. Dov'è? È lì, parli al titofono. Chi è? Io mi chiamo Rossi, vorrei un abboccamento col signor Nardi. Corolla? Eh? Corolla? No, io mi chiamo Rossi, vorrei un abboccamento col signor... Permette. Corolla? Pistillo. Ah. Buonasera, signor.
si accomodi e buon divertimento. I suoi cerchietti, signore. Ehi, signore, signore in basso. Senti, sei corolla o pistillo? Siamo pronte, accendo la luce e cominciamo. Giovanni, vieni, devo dirti una cosa straordinaria, vieni. Scusi, signor Nardi, per favore. I don't understand. Signor Rossi! Parlavo proprio di te. Timidone caro, vieni mo qui che ti presento un po' in giro. Questo intanto è Angelina. Sì, sì, tante grazie, ma io volevo soltanto incontrarmi con Nardi. Nardi, su, sta organizzando la pesca miracolosa sulla scaletta. No, no, dico perché io me ne vado subito. Ma senti, ma non c'è fretta, regolerai dopo con Nardi. Per favore, non darmi i tuoi giacchetti, io ho già finiti. Sì, sì, grazie, sì, caro, grazie. Io cerco soltanto Nardi. Italo, Nardi. Nardi, Italo. La polizia, la polizia. Calma, 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 ragazzo. Corradi, quindi, di sopra, smetti! Volete gli avanti? Anche i due fotografi, di sopra! Non sarei che la prima volta! Volta, brigato, prendete la fotografia! Sto con te, mio padre mi ammazza! Aiuto, mamma! La foto no! La foto no! Ultimissima della notte! La doppia vita del professor Beozzi! Ultimissima della notte! Riceviamo e pubblichiamo. Precisazione. Il noto playboy, ingegner Guido Beozzi, tiene a precisare di non aver niente a che fare con il professor Gildo Beozzi e di non essergli parente né in linea retta né in linea collaterale. Secondo piano. Grazie. Spadoni, concorso per il lettore. Secondo piano. De Rita, concorso. Secondo piano. Buongiorno, signorina Germani. Buongiorno, Edoardo. Buongiorno. Ma che fai? Sei emozionato? No. Sì, un po', sai. Andiamo, non sarà difficile. Ma speriamo vada bene. Ma sì. Io ti accompagno. Buongiorno, signorina Germani. Buongiorno. Ah, buongiorno. Permette il mio fidanzato Francesco Martello. Molto lieto. Partecipa anche lei al concorso? Sì. È risultato fra i primi e fra i 12 prescelti. Ah, complimenti, in bocca al lupo. Speriamo di vederla presto sul video. Me lo auguro. Arrivederci. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Ti conoscono tutti qui. Beh, che vuoi. Chi era quello? È un pezzo grosso. Siamo molto amici. Non gli hai mai parlato di me? Ma caro, qui tutti sanno che sei il mio fidanzato. Questo ti pone già in vantaggio nei confronti degli altri concorrenti. D'altra parte, per un posto così importante qui, non accettano raccomandazioni, sai? Pronto? La commissione per il concorso lettore del telegiornale? No, è in seduta, riprovi nel pomeriggio. La commissione si è già riunita, non so se posso disturbare. Ah, sì? Pronto? Allora proviamo. No, ora non è possibile, più tardi riprovi. Il compito di voi della commissione è delicato. Da questo concorso dovrà uscire il nuovo lettore del telegiornale, che dovrà apparire sul video ogni sera e il suo volto è destinato a divenire familiare a milioni e milioni di persone. Pronto, che c'è, signorina? Sì, ma poi non disturbi più. Oh, segui, commentatore. No, veramente no. Ma se lo dice lei, ne terrebbe il dovuto conto durante la valutazione.
ossequi. Ah. Dunque, dicevamo, voi dovete scegliere il lettore del telegiornale tra quei 12 che sono rimasti in gara. E lo dovete scegliere con la massima imparzialità, senza tener conto di pressioni esterne, di raccomandazioni, tanto è non concesso che siano arrivate anche a voi delle raccomandazioni. Oh, ma no! Oh, no, no, no! Scusi, eccellenza, per l'amor di Dio! Senz'altro, d'accordo, sarà giudicato con la massima benevolenza. È una raccomandazione autorevole. Professore, mi dica, chi è più raccomandato? Ah, nessuno. Partono tutti alla pari. Sono tutti raccomandatissimi. Ah no, meno uno, un certo Guglielmo Bertone. Lei crede forse di essere furbo, e invece è soltanto un villano e un maleducato. Perché maleducato, scusi? Permette? Guglielmo Bertone. Lei è il maestro Luzzazzi, ma mi dispiace, chi arriva prima becca il posto. Complimenti, maestro. Ma tu guarda che mi capita a me. Per cortesia, lasci il posto al maestro Luzzazzi. No, io non lascio niente. Scusi, che c'è scritto? Maestro Luzzazzi? Lasci fare. Ma chi è questo? Lavoro in TV. Mi fa mettere a posto la macchina? Come è mia? Lei dove va, vicino? Io faccio parte del concorso. Concorso? Quale concorso? Io sono uno dei 12 concorrenti per la lettura del telegiornale, se non le dispiace. Bertone. Oh? Perché ha qualcosa da obiettare? No, credevo... E allora perché fa boh? Lei faccia il portiere e non commenti. Che fa boh? Maestro Luzzazzi, come andiamo con questo studio 1? Un po' fiacchetto, Senta, io avrei fretta, dovrei andare a lavorare. Perbacco, sono un suo grande ammiratore io. Ma quelle battute molto spiritose, che fa, le inventa lei o gliele scrivo? Come capita. Risario. Dove siamo oggi? In sala rossa, signorina. Grazie. Prego. Concorso lettore del telegiornale. Esami al secondo piano. Grazie. Prego. Permesso. Mon chéri, non vedo l'ora di tornare a Parigi. E camminare sotto braccio con te. Nei viali illuminati. Discreti. Ricordi se magnifique. Quell'occalino nel Bois de Boulogne. In cui si cena con del pole champagne. E poi diciamo ancora insieme. Oh mon chéri, je t'aime. E complimenti, sorelline, sempre le più brave di tutte voi. Grazie. Spero che ci rivediamo, no? E perché no? Speriamo. Grazie. Bacino. Bacini. Permesso. Eccoci qua. Permette? Bertone. Permette? Bertone, piacere. Piacere. Venga, venga. Buongiorno a tutti. Eccomi. Questo è il testo del telegiornale. Ah, grazie. E questo è lo scioglilingue. Molto bene. È già cominciato? Sì, stanno esaminando il quinto. Ah, io quando passo? Nome? Bertone. Lei è l'ultimo. L'ultimo? Meglio così. Dice il Vangelo, gli ultimi saranno i primi. Per carità, ma chi è quello? Un concorrente anche lui, ha fatto le eliminatorie con me. Lo chiamano Guglielmo il Dentone. Lo vedo. Ma perché non lo hanno eliminato? Ah, questo è un mistero. Beh, com'è andata? Ho preso una papera, sono stato eliminato. Bene, e lei? E io come bene? Sono caduto sullo scioglilingua. Quella maledetta La capra. Crapa, la capra sì, campa sì. Sotto la panca. Mi dispiace per loro, ma altri due sono stati eliminati. Meglio così, ragazzi. Più ne eliminano e più possibilità ci sono per noi. Sì, ma non urli, non bene che sto ripassando. Sta ripassando? Ancora ripassa? Ya, sa memoria. Dottor Francesco Martello. Eccolo. Prego, s'accomodi. Grazie. Dove? Di qua. Ma a lei è simpatico, a me no. Ma chi è? Quello è Martello, è molto quotato. Sì, una bella pretesa, presentarsi alla televisione con qua a faccia.
Rovino Francesco Martello. Vada pure. Cominci quando si accende la luce rossa. Buonasera. Il primo ministro britannico Harold Wilson è arrivato oggi a New York per una visita a cui gli ambienti politici americani attribuiscono particolare importanza. Domani ripartirà per Washington. Roma. Questa mattina nella sala dei congressi all'EUR si è aperto il convegno sui problemi della zootecnia. Il sottosegretario all'agricoltura... Beh, la pronuncia inglese mi sembra buona, no? Eccellente. ...la produzione di carne bovina. A chiusura della seduta, il sottosegretario ha rivolto un caldo saluto a tutti i bovini presenti in sala. Chiedo scusa a tutti i congressisti. È sempre proprio il caso di dire che questa è una bufala, scusate. Effettivamente. Vada avanti con lo scioglilingua. Bene. Sotto la panca la capra campa. Sotto la crepa pre... È un caso disperato. E grazie, dottor Martello, vada pure. Grazie. Era emozionato. Io lo eliminerei. Non esageriamo. Per qualche papera come gli altri, aspettiamo la prova scritta, poi vedremo. No, no. Sì, certo, perché ha delle qualità, ma una perdita di tempo. Allora siamo d'accordo di ammetterlo. Ammesso la prova scritta. Sì, ammettiamolo. Avanti il prossimo. Ingegnere, senta, spenga il monitor, così sentiamo soltanto la voce. Ha ragione. Sentiamo solo l'audio? È meglio, se no ci facciamo influenzare dall'aspetto, eh? New York. Il primo ministro britannico, Harold Wilson, è arrivato oggi a New York per una visita a cui gli ambienti politici americani attribuiscono particolare importanza. Bella voce. Domani ripartiamo. Sì, armoniosa, pastosa, sì. Ha una bella tonalità, calda, simpatica. Sì, sì. La pronuncia inglese è perfetta. Accenda i monitor. Palazzo di Vetro. Roma. Il segretario del gruppo centrale. Ma porco cane, ma è il dottor Jekyll. Chi lo ha messo? Perché? Non ha mica una faccia antipatica in mese. Con quei dentoni. Ma quello fa venire verme ai bambini. Ma no, secondo me non. Roma. Questa mattina nella sala dei congressi dell'EUR si è aperto il convegno sui problemi della zootecnia. Vi partecipano 17 nazioni, tra le quali la Polonia e la Cecoslovacchia, in attesa di riportare i risultati maggiormente positivi di questo congresso a livello del MEC. Il sottosegretario all'agricoltura ha aperto il convegno denunciando la crisi del settore della produzione delle carni bovine. A chiusura, il sottosegretario ha rivolto un caldo saluto a tutti i congressisti presenti in sala. Adesso che facciamo? Intanto speriamo che caschi con gli scioglilingua. Poi vedremo. Prego. Vabbè. Andiamo avanti con gli scioglilingua. Va bene, subito. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. A pelle, figlio da pollo, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a regala a mangiare la palla di pelle di pollo fatta da pelle, figlio da pollo. 33 trentini andarono a Trento tutte e 33 trottando. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. A pelle, figlio da pollo, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a regala a mangiare la palla di pelle di pollo fatta da pelle, figlio da pollo. 33 trentini andarono a Trento. Però per me questo qui è un fenomeno. Beh, sarà anche un fenomeno, però noi lo dobbiamo bocciare lo stesso. Oh, come si fa a bocciarlo, scusi? Cioè, è l'unico che non ha commesso neanche un errore. Ma Faldare Baldini, ci sono dei fattori di telegenia che non si possono ignorare. No, scusi, Vollenburg, cosa vuol dire telegenia? Per me uno, anche con una piccola imperfezione fisica, può benissimo essere cordiale, comunicativo, simpatico. Sì, sì, ma questo quanto a imperfezione esagera. Ha ragione, effettivamente è così. Facciamo una bella cosa. Lo chiamiamo e gli diciamo la verità. Che è bravissimo, ma che ha troppi denti per una bocca sola. Come si fa? Chi glielo dice, eh? Ma io poi vorrei sapere come lo hanno ammesso. Non l'avevano visto prima. Ma sì, io mi ricordo di aver visto una sua fotografia, ma aveva la bocca chiusa. E allora c'è stato un imbroglio, eh? E adesso noi siamo nei guai. Sentite, facciamolo andare avanti fino a che cade, eh? Signor Bertone, per cortesia, vada avanti con gli scioglilingua fino a che non la fermiamo noi, grazie. Sì, senz'altro. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. A pelle, figlio da pollo, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a regala a mangiare la palla di pelle di pollo fatta da pelle, figlio da pollo. 33 trentini andarono a Trento tutte e 33 trottando. Sopra la panca la capra campa. Ma che stai cantando questo? Ma che ne so, è mezz'ora che gira. Fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a regala a mangiare la palla di pelle di pollo fatta da pelle, figlio da pollo. 33 trentini andarono a Trento tutte e 33 trottando. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. A pelle, figlio da pollo. Stop, grazie Bertone, vada pure, grazie tante. Arrivederci e grazie. Beh, allora, ci vogliamo decidere. Decidere che cosa? Ma dico la verità, qualcuno calma, gliela deve dire. E io gliela devo dire. Ma, emeriti colleghi, non perdiamo la testa, per carità. Scusate. Secondo me non si può andare da un individuo che ha una menomazione fisica e dirgli brutalmente la verità. E per di più che noi lo bocciamo soltanto per questo motivo, scusa. Ma se noi... Se la verità si deve dire, bisogna farlo, ma con una certa diplomazia. D'accordo, ma chi si assume questo impegno così gravoso? Mandiamo una lettera anonima. Vogliamo, te la riconosco, scherziamo, su.
Se proprio volete questo ingrato compito, vabbè, potrei assumermelo io, non lo so. D'accordo, va bene, ci vada lei, padre. Ma non abbia complessi. Oh, sì, figurati. Lo affronti con decisione e gli dica la verità. Cari amici, mi sembra inutile ricordarvi che la Chiesa mi impone quotidianamente doveri ben più alti. Vabbè, proverò. Permette, Eloy, lascia fare a me. Vedi, mio caro figliolo, bisogna convincersi che i nostri difetti e le nostre qualità, del resto, sono un dono divino. Quindi, come non ci lasceremo inorgoglire per i nostri pregi, così dobbiamo accettare con umiltà i nostri difetti. Ma certamente, padre, io lo so. Oh, bravo. Ecco, vede, padre, io ho un difetto. Lo so, figliolo, sì. Un difetto fisico, intendo dire. Sì, sì, ho capito, di pure liberamente. Ecco, vede, padre, scusi, padre. Vede qui di profilo? Vede? Il naso mi scende. Di profilo si vede perfettamente. Ma chi non ha un difetto, scusi? Anche Sofia Lore viene male di profilo. Chi? Sofia Lore viene malissimo, glielo dico io. Per fortuna che la TV mi prende di faccia, così nessuno se ne accorgerà mai. E io di fatti del naso non m'ero proprio accorto. No, non si vede che di profilo, vede, padre. Va bene, figliolo, però bisogna che ti decidi a fare un bel esame di coscienza, sai. Ma io me lo sono fatto. Ho una pronuncia perfetta, senza inflessioni dialettali. Conosco 8 lingue, compreso l'arabo e l'ebraico. Ho detto lo scioglilingua alla perfezione, per più di mezz'ora, padre. Anche se hanno tentato di farmi sbagliare, vero? In quanto alla cultura generale se ne accorgeranno presto agli esami, perciò io sto al posto. Ho capito. E credo in fondo che queste tue qualità meritino un riconoscimento. La ringrazio infinitamente, padre. Scegli il certo per l'incerto. Sì? Rinunzi al concorso televisivo e io ti faccio avere subito un posto di lettore alla Radio Vaticana. Rinunciare al concorso, padre. La ringrazio molto, molto onorato della sua proposta, ma la radio è superata. È il video che mi interessa. Voglio entrare nelle case di 50 milioni di italiani, tener loro compagnia quando mangiano, quando leggono il giornale. È il video, è lì che si forma la vera popolarità. Avete detto, figliolo, ma non pensi che queste antenne della TV, questo veicolo d'orgoglio, di vanità, diciamo pure di volontà, di potenza, ti abbiano fatto perdere un po' la testa? Il peccato d'orgoglio è il peccato di Satana, sai? Le antenne della TV, l'orgoglio. No, padre, io non penso alla TV come un punto d'arrivo, ma come un trampolino di lancio. E quando avrò una grande popolarità, io entro nel giornalismo, nel cinema, Hollywood. Come Hollywood. Avrò certamente successo. Ho un programma ben preciso per il mio avvenire. Mi comprende, padre? Che ti devo dire, Bertone? Tanti auguri. La ringrazio molto per la sua comprensione, padre. Aia, oh, morte, proprio morte. Che Dio la simpatia, sto prete. Stavo posteggiando io? L'hai visto subito la sua macchina? È certo che l'ho visto. Ma cosa ride? Si è comportato come un bandito. Gaia Germani. Se avessi saputo che c'era Gaia Germani a bordo, non mi sarei mai infilato. Andate indietro che vi lascio il posto. Va bene. Ai! Mani mortacci tuo, ma che fai? Franco, parli come un facchino. Ma sta zitto tu, dai. Io non mi sono fatto nulla. Che ti sei fatto male tu? Ma non lo vedi? Mi chiedi se mi sono fatto male. Ma non è colpa mia, scusate. Ma se non ci siamo nemmeno mossi, cosa vuoi? Ma io vi avevo avvertito che facevo marcia indietro. Ma quale avvertito? Mi devi dare il tempo, cocco mio. Comunque sono spiacente, Gaia Germani, ma io volevo solo lasciarvi il posto. Ecco, guardate, se ne libera un'altra. Oh, fa presto, che te fregano pure quello. Ma vattene, va, tu monto, dai. Sto cerotto. Che cos'hai? Ma come che hai? Mi fa male, per me quella l'ha fatta apposta, guarda. Ma che hai fatto apposta? Sei tu che ti devi svegliare. Hai riflessi lenti. Hai preso certe papere. Sì, adesso vediamoci a litigare anche per quello. Già sono nervoso io. Andiamo, su. Dammi un bacino. In bocca al lupo. Ti aspetto. Ciao. Signori, dopo le prove di lettura di fronte alle alle telecamere. Alle telecamere, le file dei concorrenti si sono assottigliate. E siete rimasti soltanto in 6. Sono lieto di dirvi che avete dato buona prova di dizione, di prontezza, di riflessi e di fotogenia. Questa mattina proseguiamo con la prova scritta. Eccovi il tema. Scrivete, per favore. Siete pronti? Allora il tema è: l'Inghilterra è il mercato comune europeo. Naturalmente saranno molto bene accette delle citazioni in lingua inglese, francese e tedesca. Avete 5 ore di tempo per consegnare la relazione. Buon lavoro. Padre, per favore, mi passa? No. Sì, certo. Grazie.
tenore. Ma avrei qualche cosa da dirvi. No, no, padre, lei resti pure a sorvegliare con la signora Campanella. Ah, benissimo. Scusate, signori, ma qualche volta nella vita una certa dose di cinismo è necessaria. Direi persino benefica. Non dovevate ammettere alla prova scritta quell'individuo? Quale individuo? Ma andiamolo, io anche lei. Non mi faccia lo struzzo. Ma non è questione di... Lei ha perfettamente ragione. Infatti, noi avevamo deciso di eliminarlo. Ma all'ultimo momento, padre Baldini, quando se l'è visto davanti, non ha avuto il coraggio di dirgli niente. Ma voi, signori, non dovete avere simili complessi. Voi avete una precisa responsabilità di fronte a 50 milioni di telespettatori. Beh, guardi, non è il caso di drammatizzare così. I concorrenti sono 6. Abbiamo un'altra prova. Noi lo possiamo benissimo eliminare, volendo. Signori, un concorrente ha già finito la sua relazione e me l'ha consegnata. Permette? Ma non è passata neanche un'ora. Lo so. Naturalmente è... Il dentone. Bel pasticcio. Siamo rovinati. È inaudito. Ci sono citazioni in arabo, in tedesco e persino in fiammingo. Guarda. Beh, è un fenomeno. E adesso voglio proprio vedere come ve la cavate. No, dottor Calabrese. Sei ritirato? No, ho finito. Ti dispiace? Buongiorno, signorina. Buongiorno. Posso esserle utile in qualcosa? Quel cretino si è tenuto le chiavi in tasca. Ma ci sarà molto da aspettare, ritengo. Ma se lei è già qui. Ah, io sì, ho già finito, ma il tema era molto complesso e gli altri ne avranno almeno per 4 orette. 4 ore? Se ci riusciranno. E adesso come faccio? Che è un appuntamento da sala. Ma non lo so, io ho la mia macchinina. Posso accompagnarla? Beh. Complimenti, lei è molto elegante. Grazie. Che buon profumo. Che è Cabochard, vero? Hai indovinato. Dove andiamo? Da Fabiani. Impedito di realizzare il programma delle mie aspirazioni. Oggi cerco di recuperare il tempo perduto, sigaretta? Grazie. Ho l'energia e la fantasia di un ragazzo e l'esperienza di un uomo. Non fuma lei? No, le ho solo per gli amici simpatici. È questo il modello che voleva vedere, signorina? Io lo trovo molto chic. Le piace Guglielmo? Oh, sì, è bellissimo. Che linee. Guardi che taglio. Una mi sembra un modello di Balenciaga dell'anno scorso. Ma che dice? Ma sono tutti modelli originali. È vero che non c'entra niente Balenciaga? Effettivamente può ricordare un modello di Balenciaga. Davvero? Ma lei come fa a sapere queste cose? Beh, sfoglio qualche volta le riviste di moda. Mi piacciono molto i vestiti e quello che c'è dentro. Mi sembra più adatta a lei l'altro, Gaia. Permette che la chiami così. Per una figurina così esile come la sua, un tipo giovanile e sofisticato nello stesso tempo, è un modello originale nella sua semplicità. Ha ragione. Lei ha molto gusto. È forse del mestiere? No, ma mi sarebbe tanto piaciuto. Lei allora mi consiglia quello? Sì, Gaia. Lo provo subito. Sì. Io aspetto qui.
Le hanno fatto la contravvenzione. Sì. Permette un minutino? Scusi, vigile. No, gli ho citato una sentenza della Cassazione dell'8 febbraio che sancisce il diritto del cittadino a posteggiare l'auto contro mano purché nelle manovre di entrata e di uscita non intralci il traffico. Ha dovuto darmi ragione. Ma lei è un fenomeno, conosce tutto. Mi piace conoscere bene le cose ed affermarmi coi miei soli meriti. Al concorso TV io vincerò senza alcuna raccomandazione. È proprio così sicuro di riuscire? Dopo la prova scritta di oggi ho la vittoria in tasca. Eccolo lì. Ma che fa? C'è un cavallo bianco. Ho segnato il compito per primo, ho fatto citazioni in varie lingue, gli altri volevano copiare tutti da me, compresi i promossi, mi dovete dire la ragione per la quale io sono stato eliminato. Andrò a parlare con il professor Cutolo, vediamo lui che cosa dice. Per dove, scusi? Di sopra. Sopra, bene. Si incide allora, vai pure. Signori, si trova da queste parti il professor Cutolo? Ma lei è mascarzone, un matto. Ma non l'ha vista la luce rossa? Sì che l'ho vista, ma io cerco il professor Cutolo. Ma che ce ne frega noi del professor Cutolo? Noi stiamo incidendo, se ne vada per favore, se ne vada. Scusi il disturbo, maestro Travaglioli, la credevo settentrionale, complimenti lo stesso. Belle bambine, non è qui con voi il professor Cutolo? Guarda il dentone! Permesso! Ma che c'è là dentro? Ma che sta succedendo stamattina? C'è il dentone di là che sta facendo divertire le ballerine. Ah, ma io mi devo liberare da sto dentone. Io sarò esco pazzo, io esco pazzo! Quello è capace di far nascere uno scandalo, ha fatto venire due giornalisti, eppure un fotografo. Voi siete la commissione che l'ha esaminata e a voi tocca la responsabilità di questo caso. Ora ditemi, con quale motivazione ufficiale... Ma cosa c'entra la motivazione? Scusi, lei l'ha mai visto in faccia? Ma se questo Bertone vuole sapere la verità, bisognerà che qualcheduno gliela dica. Con quella bocca mi pare che basti. Basta un corno! L'avete veduto? E se voi l'avete promossa al video, sia pure per un'umana debolezza, non potete respingere loro che la prova scritta è perfetta. Perfetta, io ve l'avevo detto, è un fenomeno, un fenomeno. Ma facci il piacere, padre, anche lei, abbia pazienza. Scusi, che cosa c'entro io? Ma come, lei aveva preso l'impegno di convincerlo e poi non l'ha fatto però niente. Però lei deve riconoscere che non è mica facile andare a dire a un disgraziato. Lei c'ha dei cosi, così lei si deve ritirare. Signore, signori, un momento, non stiamo ad essere di gara. Ma non è questione di litigare, professore. Qui bisogna trovare una motivazione ufficiale. Ma vuol dire motivazione ufficiale? Ma che sia un cavillo giuridico. Ma dovuto trovare un cavillo giuridico con un individuo che ci mette tutti nel sacco? Abbiate pazienza, l'avete vista? Permette? Le vuol trovare un cavillo, professore, sì, giuridico. Ecco qua, questo taglia la testa al toro. No, non è che io respinga la bocciatura in sé, è che vorrei conoscere la motivazione specifica. Scusi, signor Bertone, ma lei ha già superato l'esame video? Shh, e a pieni voti. Questo è stato lo sbaglio. Come lo sbaglio, scusi? Eh no, niente, parlavo con... Ah, è qui. Buongiorno, signor Bertone. Buongiorno. Prego, si accomodi. Il professor Cutolo l'attende di là. Grazie, vado. Loro sono della stampa, vero? Sì. Vengano, vengano anche loro, così almeno sarà una dichiarazione ufficiale. Vieni. Faccio strada, Grazie, professore. Prego, signorina. Permesso. Avanti, siamo qui. Avanti. Io ci sono anche loro. Bene, bene, accomodatevi, accomodatevi. Io finisco di parlare in questo momento con la commissione che mi ha dato tutti i chiarimenti necessari. Il signor Bertone è stato purtroppo eliminato perché la sua domanda è arrivata il 2 aprile.
con 2 giorni di ritardo sul termine ultimo fissato per l'accettazione delle domande. Guardate, ecco qui, leggete. Così anche la stampa sarà soddisfatta. Va bene, professore, ora è tutto chiaro. Permette. Possiamo fotografarlo? Prego, prego, prego. Ah. Prego. Permette, professore? Le pare. Allora lei dice che non si tratta di una deficienza nelle prove? Assolutamente no. Lei è un giovane preparato, preparatissimo, questo giovane portentoso. Conosce 7-8 lingue, l'inglese, il tedesco, lo spagnolo, l'arabo, l'ebraico. Troppo buono, professore. No. Per l'amor di Dio. Quello è vero, è vero. Lei avrebbe certamente vinto il concorso. Davvero, professore? Certamente. Purtroppo ci troviamo innanzi a una difficoltà di ordine burocratico. Perché questa domanda, ripeto, è giunta con 2 giorni di ritardo. Avete sentito? Allora si tratta solo di questo. Unicamente di questo. Permette, professore? La domanda è stata spedita il giorno 29. Se ha un ritardo postale, io non c'entro. Ecco qua. Il 29. Permette, professore? Prego. Grazie. Possiamo far fotografare? E siamo qui per questo. Prego. Ecco qua, vuole. Allora dovrete riammetterlo. E che posso dirvi? Ognuno può sbagliare. La ringrazio molto per il prego, suo interessamento e conto molto sul suo appoggio per la prova finale. Sì, ma va la tenda. Grazie, però. Mi aspetti, professore, andiamo. Di nuovo all'inizio. Pallarico, sei tu? Ehi, ci siamo messi in una bella trappola senza uscita. La raccomandata è partita il 29. E lo chiedete a me. Dovete riprovarlo voi sul video. Ora non vi resta che la prova orale. Fatevi le domande difficili, difficilissime. Quello deve cadere. Delle domande trabocchetto. Ma state attenti perché è un uomo di un'astuzia diabolica. E poi c'è poco da scherzare perché ci sono rimaste solamente 3 concorrenti. Va bene. Oh, dunque adesso, caro signor Martello, noi le faremo una domanda alla quale ha già risposto esattamente il suo collega Singuzzi. Nella foresta dell'Amazzonia esiste una città che ha un nome che sembra tedesco, che è molto importante per la raccolta della gomma. Ci dica questo nome. Mi scusi, ma questo colpo in testa non riesco a concentrarmi. Comincia per M. Man. Ma cosa, man? Non suggerisco. Manaus. Va bene. No, ma se lo sapevo. Manaus. Va bene. Vediamo un'altra domanda. Ci dovrebbe dire gli affluenti del fiume Giordano in territorio di Israele. Sì. Dal Libano viene il fiume Hasbani e dalla Siria vengono i fiumi Dan e Banias. Ce n'è un altro. E? Sono 4. Sì, un altro. Ah, scusate, lo Yarmouk. Bravo, bravo, benissimo, benissimo. Non ci sono altre domande da fare. No, beh. Complimenti e grazie, buongiorno. 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 E adesso c'è rimasto solo il dentone. Chi è che lo vuole interrogare? Ah, no. Scusi, io. Io nemmeno. No. Ma adesso esageriamo con questi complessi. La verità non gli si deve dire. No, non è così. Le domande non gliele volete fare. E non possiamo mica imporre a 50 milioni di telespettatori, di italiani, una faccia così. Qui, signori miei, bisogna farlo cadere. Vuol dire che se le domande non gliele volete fare voi, gliele faccio io. Gliele faccio io. Usciere, porti accomodare. Si accomodi. Permesso. Buongiorno signori, avevo già avuto il piacere di conoscervi sul video e di persona, ma non avevo mai potuto stringervi la mano, tranne che a padre Baldini. Permettono, signora Campagnoli? Buongiorno. Dottor Tallarico? I miei rispetti, padre Baldini. Ciao, caro. Complimenti, signor Vanilloy, per la sua inchiesta. Abile, sembrava vera. Signor Wallenborg, lei è l'unico straniero che io conosca che parli bene l'italiano. Congratulazioni. Molte grazie. Sia comodo. Senz'altro vado. Si siede. Molto gentile, grazie. Allora cominciamo con una domanda facile. Grazie, dottor Tallarico. La città di Manaus è nella Germania Est o nella Germania Ovest? Capisco, signori. Mi avete fatto una domanda trabocchetto. Bertone, non faccia commenti. Risponda. La città di Manaus non si trova né in Germania Est né in Germania Ovest, ma si trova in Brasile e precisamente nell'Amazzonia. È una città pressoché morta che ebbe grande sviluppo nell'Ottocento, cioè all'epoca della gomma, finché un inglese di nome Harold Franklin non trafugò i primi semi della gomma e creò le piantagioni di gomma nella Malesia. Così. Bravo, bravo. Grazie, signor Wallenborg. Ad avere una preparazione eccezionale. Bravo.
Ora una domandina più leale ma più complessa. Gli affluenti del fiume Giordano in terra d'Israele, quali sono? Hasbani, Dan e Banias. Ha sbagliato! Mi dispiace, caro signore, ma lei ha sbagliato. Perché gli affluenti del Giordano in Israele sono quattro. Lei ha dimenticato il fiume Yarmouk. Guardi che si confonde, dottor Talarico. Il fiume Yarmouk non entra più in Israele. Ma come non entra in Israele? Ma abbia pazienza. Adesso le faccio vedere la carta geografica. Con piacere, dottor. Venga un momento a controllare con me. Che bisogno c'è? Dunque. Eccolo qua, il fiume Yarmouk. Scusi, dottor Nanniloi, di che anno è la carta? Vediamo. La carta è del 1960. Ecco che vi dicevo, è superata. Perché è superata? Perché nel 1961 il governo della Giordania ha deviato il corso dello Yarmouk, alimentando il sistema idrico del Coro Orientale, contravvenendo ai patti che i tre stati arabi avevano già accettato nel 1955. Ma Talarico, tu dici che gli fai una domanda difficile, poi siamo proprio noi che ci caschiamo sopra, scusa. Beh, no? Io ho fatto una domanda in base alla carta geografica che abbiamo in dotazione. Benissimo, se il fiume non esiste più è inutile discutere, scusate. E come lo sa che non esiste più? Beh, l'ha detto lui. E noi dovremmo credere più a lui che alla carta geografica. Ma se vi ha detto... Ma scusate, ma perché perdete la calma per così poco? Basta telefonare all'istituto geografico. Pronto? Centralino? L'istituto geografico, per favore, presto. Voglio proprio vedere se siamo diventati tutti degli imbecilli. Ma è possibile che non sappiate se un fiume esiste o no? Lei... Come si giustifica, ingegnere? Oh, per me esiste, è segnato sulla carta e esiste. Comunque, siamo in contatto col governo siriano. Ma se dice che quelli hanno violato i patti, è con Israele che doveva tenersi informato. Telefoni all'ambasciata d'Israele. Sto telefonando. Pronto? Ambasciata d'Israele? L'ha detto stampa. Vorremmo avere informazioni recenti e precise sul fiume Yarmouk. Pronto? Non esiste più. Roma. Il ministro del turismo comunica che nonostante le condizioni climatiche generalmente avverse, l'afflusso dei turisti stranieri in Italia è aumentato nel corso dell'ultimo trimestre del 12,83% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. New York. La marcia integrazione. Però simpatico quel dentone, eh? Stati del sud. Le popolazioni sì, di colore sì, bravo. Sono fermenti. Ma esprimono la loro protesta con ordine nei limiti della legalità. Roma. All'aeroporto di Fiumicino è partita oggi Gina Lollobrigida. La nota stella del cinema si reca a Città del Messico dove parteciperà al festival di Acapulco. Capo Kennedy. Il piano secondo di prima. Gentili signore e signori, buonanotte. Eccolo. Eccomi, sorelline. Un bacino. È molto che aspettate? No, due minuti. Uno per uno. Sì. Dove andiamo? Beh, andiamo a cenare, a ballare e un whisky a casa mia. Wunderbar. Wunderbar. La notte piccola per noi, troppo piccolina, c'è poco tempo per ballare e per cantare. Se il giorno è lungo da passare, la notte vola. La notte è piccola per noi, troppo piccolina, ma cosa stiamo ad aspettare? Vieni a ballare. Arriva l'ora di noi, che ci innamora.